Che roba matta. Porco diaz, raga. Ma noi stiamo stefari di testa. Sabato sera, sono le 3 meno un quarto, siamo venuti in centro a Milano perché in questi giorni c'è il MIMO, ovvero il Milano Monza Motor Show. Quest'anno vediamo com'è rispetto all'anno scorso, è la seconda edizione, vediamo un po' cosa c'è in giro. E il vero show è durante il giorno, ma capite che c'è un sacco di gente, quindi sfruttiamo l'essere di Milano e la sera, sperando che ci sia nessuno, per vedere cosa c'è. Già prima siamo passati dal Gallia Hotel, vi dico solo Bugatti Chiron, proprio qua c'era anche un 812 GTS che non sfigurava, però aspetta una Bugatti, capiamoci. Come temevo, alcune già vedo che sono coperte, quindi vabbè, ci facciamo comunque una passeggiata perché ragazzi, l'uomo di Vittorio Emanuele è sempre bellissimo. E ci vediamo anche un po' di teli, c'è qualcosa di carino qua, a parte da dietro, nuova Corvette. Qui però ragazzi c'è un pezzo non da 90, di più. Vabbè, Bentley Bentayga, non si butta. Ma qui c'è una regina ragazzi, McLaren Senna. Spaventosa. Non so come farvi capire la maestosità di questa macchina, però è qualcosa di fuori di testa. Questa configurazione arancione con i dettagli azzurri, tanta roba, soprattutto l'ala dietro. Qui ovviamente l'aerodinamica fa tantissimo, aerodinamica attiva con l'ala, tre scarichi, capolavoro, capolavoro. Come vedete qua si preparano per domani, puliscono tutto. Noi proseguiamo sperando di vedere altri pezzi da non 90, da 200 come questa Senna, non coperti. E comunque raga, pieno security. E qui, proprio sotto al Duomo, davanti al Museo del Novecento, a fianco alla galleria, Ferrari 296 GTP, ovviamente coperta, però almeno c'è un bel telo. Qui si intravede Pagani Roadster BC, mamma mia, al di là del telo, cioè si intravedono dei dettagli che fanno veramente paura ragazzi, cioè guardate qua, che configurazione, grigio, carbonio, dettaglio rosso e bianco, wow raga. Alle spalle al Duomo ho visto una 918, adesso andiamo a vederla perché non è coperta. Non starò molto a fare delle cinematiche, però raga, carbonio a non finire. Ala spettacolare, veramente incredibile. Siamo rifatti un attimo gli occhi con la 918, ma c'è una giallona là dietro, Lamborghini Murciélago S. Cioè, guardate qua ragazzi, che spettacolo. Altri tempi, macchine altri tempi. Nonostante abbia poco più di 10 anni, fuori di testa, SLR. Qui proprio ci dovremmo inchinare, fare non so quali gesti di ammirazione. A parte la configurazione fuori in testa, F12 TDF,
V12 aspirato Ferrari. Raga, vi giuro, non so come farvelo capire, probabilmente domani con la luce del giorno si vedrà molto meglio, ma questo giallo, cioè, non lo so. Questo siamo di là, a parte le spalle, anche qui chapeau, inchiniamo, cioè, ammirazione, tutto quanto. Da lì non penso si veda, no? Ma io vedo che non hanno coperto una leggenda, quella che potrebbe diventare una leggenda. Pagani, Imola, andiamo a vederla bene, dai. Allora, sfruttiamo il momento perché secondo me domani qua sarà pieno di gente. Pagani, Imola. Da dove si può partire a descrivere un'auto del genere? Dall'aerodinamica? Cioè, basta vedere gli specchietti, come sono stati disegnati, posizionati, il cerchio con questa pizza. Qualsiasi commento sarebbe superfluo. Anche perché in giro di video tecnici ci sono una marea. Qua guardiamo le cose concrete, raga. Qui Aston Martin, una bella scommessa, primo SUV di Aston Martin, DBX qua in edizione 707, più potente che ci sia, molto bella blu così, molto bella, carbonio non finire ovviamente. L'ultima, ultimissima ragazzi, Lamborghini Huracan presentata, se pensate che l'STO sia tanto, è vero, è estrema, questa potremmo dire quasi che sia uno step in meno, debutta il nuovo frontale. Con la mascherina che vediamo da qua si riesce a vedere bene, è ripresa dalla Sian con questo disegno intorno al faro che di fatto cambia i paraurti rispetto ad una Evo. Bella, bella, bella. Poi verde è così spettacolare. Lo spoiler fisso e il disegno dei due scarichi centrali. Bella, bella, bella. Mamma mia, che configurazione. Bianco su bianco. McLaren Artura. Vai, MSO che è il reparto che è più sportivo, diciamo, di McLaren, soprattutto che si occupa del carbonio. Guardate l'interno, mamma mia, con la pinza azzurra così, mamma mia. Questa di giorno deve essere veramente fuori di testa. McLaren ibrida, ma a noi non interessa, perché qua fa veramente, veramente paura. La cosa difficile in questo video non è tanto la realizzazione in sé, ma il contenuto, perché in rete ci saranno già tantissimi video usciti da tutte le testate giornalistiche, state pagate, non pagate, per far vedere determinate macchine più di altre, parlarne bene o male, via dicendo. E quindi schede tecniche, informazioni specifiche sulle macchine ne troverete una valanga. Quello che voglio raccontarvi io invece è l'esperienza in sé del Mimo, quelle che sono secondo me le auto più interessanti, meno interessanti e quello che realmente vale la pena vedere. Magari ci sono persone che vengono da altre parti dell'Italia, si chiedono ne vale la pena o meno spendere molti soldi magari per raggiungere Milano se uno è lontano. Ne vale la pena? Cioè io arrivo, ok, Milano, bellissima, vedo delle macchine qui, vabbè. No raga, raga, fermi tutti. Perché sta succedendo l'impensabile e stanno cambiando tutte le carte in tavola. Allora, perché vi dico che è successo l'impensabile? Perché veramente è successo l'impensabile. Allora, ho beccato al Gallia, che è un hotel stazione centrale, per chi non lo sapesse, c'erano tutti, Donze, Pirillo e via dicendo, che andavano al Carson Coffee. C'erano tutti, li ho seguiti un pezzo, poi ho detto, vabbè, io torno verso casa. Mi fermo un attimo all'ombra, perché stavo schiattando, a guardare un attimo il telefono, se qualcuno mi aveva scritto e via dicendo. Mentre rispondo ai messaggi, passano dietro di me, ora vi farò vedere il video, F12 DDF. Mercedes AMG GTR Black Series e una 812 GTS. E dico, vabbè, qua non si dovrebbe dire, non si fa Garello. Ho detto Garello, qua la strada lo permette. Vado, li seguo, a un certo punto dico, vabbè, tanto loro vanno a Monza. Sì, vorrei andare anch'io a vedere il Carson Coffee, vediamo come va il pomeriggio.
mi arriva una chiamata da parte di un mio amico, mi fa: oh Fede, ma io sono qua al Mimo, Monza, al circuito, perché io gli avevo detto che sarei andato al Carson Coffee. Mi fa: guarda, se vuoi ho un passo in più, se vuoi venire. Subito easy, raga, sono arrivato, faccio: raga, io devo ritirare il pass. Cioè, ho detto dove devo andare, lo fanno: ah, vai, 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 tranquillo. Spettacolo. Wow, raga, che spettacolo. Wow, ci siamo al tunnel, l'iconico tunnel di Monza. Siamo dentro, raga, che spettacolo, che spettacolo. Non è rimasto tantissimo, ma qualità, qualità vera. E qui cosa vedo? E qui cosa vedo? Raga, ma noi stiamo fuori di testa. Siamo fuori, veramente fuori di testa. Roba matta, GTR. MGT. Comunque il programma adesso è il seguente: qui è track day, tanto Carson Coffee sotto è track day, quindi chi ha il turno adesso può entrare e girare, e ora ci sono loro, e intanto andiamo a vedere gli altri che sono arrivati. Adesso capiamo se col nostro pass possiamo entrare o meno, potremmo, vediamo. E inizia la festa qua, che sono arrivati tutti quelli del Carson Coffee. Il Carson Coffee, raga, che spettacolo. Guardate qua cosa non c'è. Chiron, Senna Oro, Aventador SDJ, Monster. Giornata qui al Mimo che finisce, spettacolare, ci siamo divertiti, tanti bei mezzi e niente, adesso si va, bello vero. L'SF90 di Roby.
la 992 di Donzio, quella di Rana, tanti mezzi. Niente raga, questo è il momento in cui si prende, si saluta, si lascia lo spettacolare autodromo, si torna alla macchina e niente, veramente veramente una bella giornata. Saliamo sulla Lamborghini, no è una 500, però raga, boh, veramente spettacolare, bello bello bello. Un grande grazie a Fede che mi ha recuperato un pass e mi ha invitato. In questi casi è sempre difficilissimo fare delle riprese belle, ma più che altro creare una narrazione che possa realmente trasmettere ciò che è in corso. Veramente veramente bello sia i ragazzi del Cars & Coffee che l'evento del meme in generale.